54esima edizione di Rotonda, siamo a Livorno, all'Ardenza per lo specifico, in questo luogo meraviglioso, questi giardini incredibili, dove ogni anno si ripete questa manifestazione così grande, così ben fatta, che parla di arte in generale, ma non solo, perché durante queste serate, che sono anche abbastanza numerose, mi pare si vada una decina, 12 giorni, c'è un po' di tutto, spettacoli vari, si chiamano spettacoli collaterali, che appunto vanno ad intrattenere e a far divertire le persone che vengono qua alla Rotonda dell'Ardenza di Livorno, appunto per visitare, per ammirare i quadri, le opere che ogni anno vengono qua, tantissimi pittori, tra l'altro quest'anno 220 pittori circa che espongono le loro opere. Quindi siamo venuti ancora una volta a trovare, a vedere che cosa si fa su questo meraviglioso parco illuminato, e che abbiamo trovato stasera? Guido Genovesi. Sei la prima che dice Guido Genovesi, ma aspettavo Guido del Grande Fratello. Ma no, ma basta, ormai lo sanno tutti che sei Guido del Grande Fratello, però ormai quanti anni sono passati? Sono passati quasi due, sì. E quindi basta. Anche perché stasera sono nelle vesti proprio di Guido Genovesi, perché sono qui a parlare di questo libro che, insomma, appunto... Facciamolo vedere questo bel libro arancione che tutti a gran richiesta stasera hanno detto facci vedere il libro, io ho detto che libro, perché non sapevo assolutamente. Senti, ci spieghi in due parole di che cosa parla il libro, perché hai scritto un libro? Allora, perché ho scritto un libro? Sai, questa è una domanda, uno scrive perché obbedire, è come chiedere a tutti questi che hanno esposto qui, certo, perché fa il, certo, pittore, obbedisce a, diciamo, quello, un istinto, certo, irrinunciabile. Questo è un libro che oltre parla è ambientato in un bagno, in uno stabilimento balneare in Versilia, però è uno stabilimento balneare che ognuno, certo, può riconoscere, può essere qui a Livorno come in qualsiasi altro luogo. È un classico, è stato definito un romanzo di formazione, diciamo, dove si in parte autobiografico, e in parte chiaramente l'autobiografia poi lascia spazio alla fantasia, e è la vita di un bagno con tutti i suoi personaggi che si accavallano un po' come maschere della commedia dell'arte, non a caso è ambientato in Versilia, dove il carnevale, beh, certo, è, diciamo, un elemento determinante. Un libro che si legge a vari livelli, perché c'è un primo livello dove uno ride, un secondo livello più di approfondimento, perché in certo senso riflette un po' l'esperienza di chiunque si trova a un certo punto della vita a fare una scelta, perché io vado su questo bagno dopo che ho chiuso il negozio di dischi e non so cosa mi succederà. E c'è del vero, fra l'altro, in questo. C'è del vero, infatti, ecco, ancora qui. E diventare grandi, cioè scegliere di diventare grandi, cosa fare da grande a 38 anni, è una scelta non facile. Ecco perché c'è un livello di approfondimento dove a riflessioni magari più amare, più nostalgiche, poi si succedono sempre momenti di ironia, travolgente, come nella mia scrittura, è irrinunciabile. Ma infatti mi stavo preoccupando, ho detto, oh mio Dio, Guido del Grande Fratello, e questa volta lo dico, cioè è diventato serio tutto un tratto. Invece no, rimane comunque un divertentone nell'animo e nel sangue, però diciamo che facciamo vedere anche le altre capacità. Sì, anche perché, insomma, cerchiamo di far ridere in maniera intelligente. Bravo. ecco. E qua ti volevo. Fra l'altro, ecco, approfittiamo di questa cosa, visto che comunque siamo qua sul palcoscenico della Rotonda, appunto, all'Ardenza, vogliamo dire che cosa farai stasera sul palco? Ma stasera, senti, sul palco io penso, dal momento che siamo in una cornice così artistica, io penso stasera si parlerà a 360 gradi di cinema, poi si parlerà un po' di letteratura e poi si parlerà anche un po' di televisione. Infatti mi sembra doveroso nei confronti di questa esperienza che, insomma, ha caratterizzato che mi caratterizza tuttora, volente o nolente. Certo. Ecco. Certo, sempre Guido del Grande Fratello eri e comunque continuerai, diciamo, in qualche modo ad essere. Però avviciniamoci un pochino verso, perché noi ci siamo allontanati. Beh, va bene così, ci siamo allontanati, siamo andati un chilometro indietro. Quello che volevo chiederti è, appunto, il discorso della televisione sì, e l'hai toccato, il discorso della scrittura l'hai toccato, ma so che hai toccato anche un altro lato, secondo me, molto molto creativo, e che forse ti sarà anche servito.
fai parte del cast di, del film Solo un'ora d'amore, e io ti ho visto e devo dire veramente complimenti. Complimenti davvero, com'è stata questa esperienza? Ma guarda, è stata un'esperienza ganza, proprio la parola ganza, perché insomma poi ho trovato insomma recitare, essere diretto da Antonio Cristiano, è stata una cosa ganza, un mito. Sì, poi c'era insomma persone, Giustini, Solange, così, e poi soprattutto il film è un film importante, sì, perché secondo me parla di un argomento che al di là di quello che è il valore della pellicola in sé, però è un argomento importante su cui sarebbe interessante aprire anche dei dibattiti. Cioè, un film secondo me che ha la sua importanza sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista sociale, ecco. Io non vedo l'ora di vedere. Poi insomma un film in costume, così, un film che ha una sua carica di quasi di decadentismo, ecco. Sì, è vero. Poi fra l'altro io sono convinta che non piacerà soltanto ai livornesi, che appunto si sentiranno tirati in causa, perché appunto il film parla di una Livorno che ormai non c'è più, di una Livorno che si sente raccontare spesso in eventi storici, anche a Livorno insomma ogni tanto fanno in eventi festosi, però adesso non c'è più, e appunto Antonio Cristiano l'ha riportata sullo schermo, quindi secondo me è una cosa a livello culturale che va bene per tutti, quindi non piacerà solo ai livornesi ma anche a tante altre persone. Quindi, che dire, detto questo, allora, attore, scrittore, hai fatto parte un pochino della televisione, sicuramente ne tornerai a far parte, perché insomma, vero, altri progetti futuri? Altri progetti, e ora sto lavorando a una radio, che è una cosa che mi garba da morire proprio tanto, radio di Fusione Firenze, dove si commenta, diciamo, giornali, così, notizie. È una cosa abbastanza stimolante, perché insomma ti documenti durante la settimana, così. E poi non avevo mai provato la radio, e devo dire che è un ambiente molto più sano della televisione ad alti livelli, che ha raramente, cioè è un ambiente dove, diciamo, anche se non sei incline ai compromessi, ci puoi stare, ecco. E qui aggiungo io una postilla, perché per noi delle emittenti appunto un attimino minori nel senso che comunque non parliamo di emittenti insomma Mediaset o qualsivoglia, diciamo che noi facciamo questo lavoro perché per noi è un lavoro, nella maniera migliore possibile, quindi cerchiamo ogni giorno di mandare a casa, a voi, quindi sotto i vostri occhi, un servizio che sia sempre impeccabile e ben fatto. Quindi noi questo è il nostro lavoro, no? Che ne pensi anche te di questa cosa? E io penso che tu lo faccia veramente bene. Oh, grazie. Questa pillola che ho avuto in questa occasione. Ma lo sai che io sono di Pontedera? Allora, siamo siamo vicini di casa. Pronto, come ho visto io. No, perché io in realtà io sono di Cascina. Pontedera, come vediamo, i miei amici ci sono piovuto. Ma vuoi che ti svegli di dove sono io? Dove? Di Buti. Ah, allora, vabbè. Un paesino veramente nel nulla, però vabbè. Tanti amici a Buti. Tantissimi. Beh, potremmo andare avanti a chiacchierare un'ora, magari spingiamo le telecamere. Io ti saluto, Guido Genovesi, ti ringrazio, ti faccio i miei complimenti, non vedo l'ora di vedere lo spettacolo, e adesso lo vedremo insieme a loro a casa, ok? Saluto a tutti.